In questa video lezione noi parleremo di Filippo II e della Macedonia. La Macedonia, come vedete, è una regione continentale senza sbocchi al mare, a nord della Grecia. Teniamo bene a mente questa cartina per ricordarcelo quando, al momento opportuno, cercheremo di mettere in evidenza una delle cause che hanno portato all'incontro, scontro tra Filippo II di Macedonia e i Greci. Mentre nella parte di destra di questa slide noi troviamo la falange macedone, cioè quello schieramento con queste lance molto lunghe che hanno fatto tanta strage di nemici e che ne sono state, insomma, il fiore all'occhiello dell'esercito macedone. Quella novità tecnica e tecnologica, possiamo dire, che ha permesso a Filippo II, prima e Alessandro dopo, di conquistare gran parte del mondo non conosciuto. La nostra storia comincia nel 359 a.C., quando Filippo II arriva al trono, sale sul trono macedone. In effetti, si tratta di 359, un trono poco significativo di una regione arretrata da un punto di vista culturale e anche da un punto di vista economico. Per cui quello che compirà Filippo II in volgere di pochi anni è veramente una sorta di miracolo. Filippo II comincia subito una fase di espansione territoriale a ovest, sottomettendo gli Illiri, a est sottomettendo i traci e a sud cadranno sotto la sua egemonia Anfipoli, Pidna, Potidea, il monte Pangeo, molto ricco, insomma, di miniere, e la penisola calcinica. Ma ci chiediamo per quale ragione Filippo II cerca di conquistare i territori a sud della Macedonia. Beh, due sono le ragioni che spingono Filippo II a scendere verso sud, un po' per la ricchezza di alcuni giacimenti come quelli del Monte Pangeo, ma sicuramente per sottrarre territori all'influenza ateniese, ancora forte, nonostante la città fosse stata superata in potenza da Sparta prima e da Tebe dopo. E soprattutto per avere un accesso al mare. Ecco, ricordiamo che dalla cartina che la Macedonia non aveva questo accesso al mare, quindi una regione continentale. Avere accesso al mare voleva dire avere accesso al centro del mondo, quindi possibilità quindi navigare, arrivare in tempi sicuramente più veloci in Asia Minore in altre zone toccate dal Mediterraneo. L'incontro-scontro, il primo incontro-scontro tra Filippo II e i Greci avviene per una questione non marginale, ma che poteva rimanere insomma, all'interno degli scontri tra città rivali. Scoppia una guerra sacra tra il 356 e il 346 a.C. tra Tebani e Focesi per l'anfissionia di Delfi, cioè il posto e quindi il ruolo da occupare all'interno della Lega Sacra di Delfi. Tebani e Focesi naturalmente si contendevano la leadership all'interno di questa Lega Sacra e quindi il posto era sicuramente ambito. In questo scontro, che poteva essere uno scontro insomma, tra città greche, ecco che si inserisce un altro giocatore. Filippo II decide di intervenire in questo conflitto e si allea con i Tebani. Questo porta a l'incontro con i Tebani, lo scontro contro i Focesi porta a tre importanti conseguenze. Innanzitutto, Filippo II e i Tebani riescono a sconfiggere i Focesi. Nello stesso tempo, Filippo II prende il posto dei Focesi nell'Anfizionia di Delfi, quindi comincia già
ad accreditarsi come un personaggio particolarmente importante, forte, militarmente importante, forte all'interno anche delle città greche. E approfittando appunto di questa, di questo passo, completa la conquista della Tessaglia. Ormai Filippo è alle porte, quindi ad Atene, ma tutto sommato anche nelle altre città greche, ma noi concentreremo naturalmente l'attenzione ad Atene perché Atene comunque rimane sempre il faro un po' della civiltà greca, nonostante il periodo di evidente declino che sta vivendo. Si scontrano quindi ad Atene due partiti, uno filo-macedone, quindi pronto ad aprire le porte a Filippo II, e l'altro il partito anti-Macedone. Il partito filo-Macedone trovava come suo, come personaggio sostenitore di questa politica filo-Macedone, Isocrate, un grandissimo oratore ateniese. Isocrate e il partito filo-Macedone riteneva che Filippo avrebbe guidato le polis greche contro l'unico vero nemico dei greci, che erano appunto i persiani. E tutto sommato anche questa visione isocratea non è una visione completamente sbagliata, perché Filippo, almeno nelle sue intenzioni, aveva messo in conto la possibilità di attaccare i persiani. Dall'altra parte abbiamo il partito antimacedone, guidato da un altro grandissimo oratore, Demostene, che scagliò appunto contro Filippo le famose Filippiche, cioè una serie di orazioni violentissime, perché Demostene riteneva che Filippo avrebbe sottomesso tutte le polis greche. Quindi Demostene era convinto che era difficile per le singole polis greche riuscire a trovare dentro di loro la forza per contrastare questo nemico così forte. E quindi proponeva una lega di queste città greche per combattere appunto Filippo, e quindi di fatto era un partito anti-Macedone. In effetti Demostene temeva che Filippo avrebbe alla fine annesso quindi alla Macedonia anche la Grecia. E da questo punto di vista, diciamo, guardando un po' più in là nella storia, anche Demostene ha le sue ragioni, nel senso che poi la storia ci racconta che così è accaduto. E lo scontro, parte risolutore di questi contrasti, di questo periodo di forte contrapposizione tra il partito filo-Macedone e anti-Macedone, quindi tra Filippo II e la Grecia, viene proposto in uno scontro, in una battaglia, scusate, in una guerra che è avvenuta tra il 340 e il 338. Nasce sempre per l'Anfizionia di Delfi, nasce sempre per dei contrasti sorti all'interno di questa Lega Sacra. Filippo II approfitta di questi contrasti per risolvere, insomma, la questione con le armi. Quello che ottiene è appunto una lega da parte delle città greche contro Filippo II. Quindi lo scontro ormai è in atto. Da una parte la Macedonia, dall'altra, insomma, le polis greche. Diciamo che quindi a prevalere in questa prima fase è sicuramente il partito antimacedone guidato da Demostene. Il 2 agosto del 338 a.C., dobbiamo ricordare come una di quelle date importantissime nella storia, a Cheronea, in Beozia, come vedete dalla cartina, si scontrano appunto l'esercito di Filippo II e l'esercito delle città greche unite in lega contro appunto Filippo II. Lo scontro sarà memorabile, come anche purtroppo la sconfitta dei Greci sarà memorabile. Filippo II vince la battaglia, stravince la battaglia, i Greci subiscono una sconfitta veramente tremenda. E questa battaglia in qualche modo avrà un peso
sulla futura vita e sopravvivenza, a questo punto possiamo dire, dell'idea dell'autonomia delle polis greche. Ma andiamo per gradi, un passo alla volta è necessario. Dopo Cheronea, Filippo II si mostrerà particolarmente indulgente nei confronti dei greci, cioè non si, eppure avrebbe potuto probabilmente farlo, non si lancia chiedendo e pretendendo, insomma, imponendo, anzi meglio, condizioni di pace drammatiche, ma anzi, insomma, permette alle polis greche di mantenere gli stessi ordinamenti che avevano prima di Cheronea, anche se chiaramente, insomma, tutte le polis greche dovevano sottostare alla potenza macedone, quindi in qualche modo dovevano accettare il dominio macedone. Liberò i prigionieri che aveva fatto in battaglia e si impegnò a non invadere l'Attica, quindi a non colpire al cuore Atene. Tutto sommato, condizioni di pace che il vincitore impone agli sconfitti, non particolarmente gravose per gli sconfitti stessi. Ed ecco che nel 337 a.C. a Corinto Filippo II riunisce le polis greche perché vuole costruire una lega, appunto, la Lega di Corinto, per muovere guerra alla Persia. Naturalmente, l'altro obiettivo, una volta ottenuta la pacificazione e la conquista della Grecia, per Filippo II l'altro obiettivo era quello di avere, ottenere, insomma, anche le città dell'Asia Minore. E quindi organizza questa spedizione, questo esercito molto forte, 10.000 persone, supportate da, anche in parte da una flotta, appunto, e organizzato, insomma, tutto punto, stava per partire quando, nel 337 a.C., appunto, lo stesso anno, Filippo II muore, ucciso per sicuramente durante un banchetto, ucciso per una congiura di corte. Il posto di Filippo II sarà preso da un figlio, Alessandro. Ma questa è un'altra storia e la vedremo in un'altra video lezione.